Ciao a tutti ragazzi, ciao! Allora, oggi mi è venuta voglia di condividere un piatto fresco, sfizioso, insieme a voi naturalmente. È un pezzo che non vi faccio vedere ed è come qui, sono tornata. Sono tornata, è una parola grossa. Comunque ragazzi, oggi andiamo a fare delle mini cheesecake salate. Andiamo un po' con gli ingredienti. Allora, ho comprato dei tarali, poi abbiamo della Philadelphia, abbiamo della Philadelphia, quindi sono 200 grammi di Philadelphia, di taralli io ne faccio 200 grammi all'incirca, 250, poi ho preso un avocado, ho preso due pesche, un limone, ho raccolto dell'erba cipollina, poi ho fatto, questo l'ho fatto per agevolarmi un attimino, ho fatto delle zucchine saltate con della menta e della paprika dolce, sale e pepe olio, qui ho fatto dei pomodorini a tocchettini semplicissimi, sale e olio e un pochettino di origano basilico. Abbiamo della menta, abbiamo del sale, del pepe e dell'olio extravergine d'oliva. Naturalmente qui abbiamo tutte le nostre forme per formare i nostri mini cheesecake. Allora, come prima cosa vado a frullare i taralli. Vado a dare una leggera frullata prima. L'altro lo metterò in un secondo momento e vado a frullare. Vado a mettere ancora dell'altro olio extravergine d'oliva. Ok, e vado a mischiare il tutto e lo lascio riposare in frigo. Allora vado a tagliare l'erba cipollina che la vado a inserire nella Philadelphia. Allora ho messo l'erba cipollina, vado a tritare un pochettino di, magari dal verso giusto, l'arguccia del limone. Vado a spremergli appena un goccino di limone. Ok, basta così. Vado a mettergli una grattugiata di pepe e sposto e giriamo tutto e lasciamo in frigorifero per il momento. Allora andiamo a tagliare il nostro avocado. Allora, sarò capace a tagliare sto coso? Voilà, l'osso dopo glielo tiro a mio marito. Nella fronte, con un cucchiaio, vado ad inserirlo dentro, con un cucchiaino, non un cucchiaio, proprio un cucchiaino, vado a scavare, cerco di prenderlo proprio, voilà, ecco qua, guardate. Viene intero così. Vado a tagliare il nostro avocado. Siccome è molto maturo, gli ho detto di darmelo maturo. E mi ha preso in parola il fruttivendolo, quindi vado a fare dei dadolini. Vado a mettere un goccino di olio, pepe, un pizzico di sale, una spremuta di limone, e mischio tutto. Andiamo a prendere le due pesche. Cerco di farle girare, ma non ce la faccio. E quindi ci do ancora finché non si staccano. Voilà. Vediamo se ci provo anche con questo. Mi arrendo e facciamo delle fettine. Allora andiamo a tagliare a dadolini anche le nostre pesche.
Allora, le nostre pesche le mettiamo dentro a una ciotolina, così, e andiamo a spremere sempre il limone, così, voilà. Ho tenuto la parte anche della scorza di limone, che la vado ad inserire dentro. Vado a sminuzzare la menta. Vado a mettere, ho messo la menta, vado a mettere un filo di olio extravergine d'oliva, un pizzico appena di sale, naturalmente anche una grattugiatina di pepe leggero. Vado a mischiare il tutto e vado a mettere in frigo. Allora ragazzi, io ho tagliato a metà delle metà spicchi delle mandorle che andrò a tostare. Naturalmente li andrò a mettere nella cheesecake dove ci sarà l'insalatina di pesche. Chi li vuole mettere li mette, non l'ho citato negli ingredienti perché comunque è facoltativo, se li volete mettere che vi piacciono oppure non li mettete. Li vado a tostare. Allora ragazzi, ho preso un piattino, ho messo della carta forno, metto il mio stampo e vado a mettere i taralli tritati. La vado a livellare per bene con il mio cucchiaio, lo vado a pressare anche, non solo livellare ma anche pressare. Vado ad inserire la crema di formaggio. Voilà, faccio la stessa cosa con questo e poi anche con tutti gli altri naturalmente. Allora qui andiamo a mettere la nostra pesca. Questa la possiamo riempire perché tanto ci va solamente questo. Voilà. E questa è pronta. Abbiamo fatto pomodoro e pesca, qui abbiamo fatto avocado, voilà. Qui abbiamo fatto avocado, ma andremo ad aggiungere anche del pomodoro. Vado ad inserire anche le nostre mandorle tostate per chi gli piace naturalmente. Allora ragazzi, questi vanno messi in frigo e io li metto in frigo tutta la notte e ce li papiamo domani, va bene? Ci vediamo domani, ciao! Ragazzi, questa è la mia cheesecake salata, spero che vi piaccia. A me sembra un quadro, sembra, però mi auguro che sia di vostro gradimento e vi mando un bacio, un abbraccio grande a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, ciao!